eccoci qua nello splendido Storulvong. Andiamo a fare lo Stornase, anzi meglio Sturnase, il grande naso che è sulla destra. Vai. Grande naso, c'è una bella cornice, c'è gente dappertutto qua, un paradiso per lo ski alp. Giornata splendida come sempre da 4-5 giorni a questa parte, e la temperatura sarà di meno 3, meno 4, si sta da Dio, venticello zero, aspettiamo a dirlo perché tra la metà in su si scatena, però bello. Quella stradina lì che va a Storulvong è praticamente una passerella, ci sono parcheggi ovunque e ogni salita è sul parcheggetto, sembra fatto apposta. Va. Il dislivello non è chissà cosa, da lì saranno, da dove ho messo la macchina saranno 800 metri, però bisogna vedere che tipo di percorso c'è. Rulvo è a mezz'ora da Duved praticamente, quindi una mezz'oretta uno viene qua e si fa la sua bella scelpitina. Se vuole anche fare più collegamenti, fare più dislivelli, qua c'è l'imbarazzo della scelta, salire e scendere, si larna in fondo là, ma oggi sono meno stanco rispetto a martedì, ero moribondo dal sonno, sarà perché abbiamo finito le notti, allora psicologicamente sta meglio, no? Domani si dorme, si va al lavoro alle 9 come domenica. Sembra, ma fare un sito personale vuol dire lavoro, vuol dire lavorare. Se uno lo fa così per ovviamente hobby, e comunque è un lavoro, se lo vuoi fatto bene ci devi perdere un casino di tempo, cioè se no non fai niente, non sei visibile, tutto sto mondo devi correre, così è, quindi sì, ci vuole tempo, e il tempo c'è, non c'è, adesso c'è un po' di video arretrati, ma l'importante è scrivere giorno per giorno per me stesso e anche per chi guarda, se qualcuno vuole guardare. Ma chiacchierando con la GoPro passa anche meglio la salita qua, adesso si impenna, quindi
da scarsi di neve. Ustia, tutta la neve che ha fatto e il vento l'ha fatta decollare, ma poi scendiamo di là per la valle in fondo. Sì, sì, bella sta discesa. Elicottero. O fa eliski. E qualcuno è in difficoltà. Ma probabilmente fa eliski. Yes. Oh. Eh sì, caspettina, oggi potevo portare Ugo. Rimando sempre. Vabbè. Faremo le prossime. Sono solo. Ce n'è di gente qua. Ogni tanto va bene stare in compagnia. No. Sembra stare in lago Rai. Col porfido così. Granito, porfido. Proprio. Solo che dopo ti guardi indietro. No, l'ambiente è un po' più vasto. Non è lago Rai. Che no, mi è successa una cosa buffa. Vestendomi prima ho rotto la cerniera. Adesso sono intrappolato dentro questo pile. Ho detto vabbè, vango via così come sto sotto. Il problema sarà dopo. Levarlo, si è bloccato tutto. Neve ghiacciata proprio, neve glacée. Is. Neve un po' scorbutica. Belle pendenze, dai. La neve un po' così qua gelata. Bella. Ma è bella. Poi la chiamo i piedi dello Yeti, guarda. Sembrano tutti i piedi, le falangi. Ah va, i piedi dello Yeti, eccoli qua. Quanti Yeti ci sono qua? Topen in compagnia. Sturmasen. Oh.
Stoppe. Sturmasen. Ciao Stormase, adesso scendiamo. Thank you.
Cambiato. E adesso una bella pogliadina. Mi sembra di essere in camper. Cioè quando arrivi giù a casa in camper, appunto. Che ti rilassi e poi guardi fuori dalla finestra. E cosa vedi? Un ambiente così. Non c'è paragone. Viva il camper. Dov'è il mio camper? Camperino? No. Il bimbino piccolo.